Arriva a Roma il campionato automobilistico Eprix 2018. La tappa italiana si terrà il 14 aprile sul circuito dell'Eur. La competizione di Formula E è organizzata dalla Federazione Internazionale Automobilistica. In gara monoposto al 100% elettriche, un evento tra innovazione, mobilità sostenibile e rispetto dell'ambiente. I romani al fianco delle popolazioni terremotate. Grazie all'iniziativa di solidarietà Roma adotta Amatrice sono stati raccolti 313.000 euro da destinare ad Amatrice, Cumuli, Arquata del Tronto e Norcia per progetti di ricostruzione ed interventi di rilancio dell'economia locale. E la sindaca Raggi ha incontrato pochi giorni fa i primi cittadini dei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. Aperta a Roma la prima Domus ecologica è stata realizzata da Ama presso la scuola dell'infanzia di Ostia, la Gabbianella al Porto, una casa dei materiali dove sarà possibile conferire in maniera differenziata plastica e metalli, carta, vetro e scarti organici. Uno strumento per sensibilizzare sulla corretta gestione dei materiali post-consumo, l'intenzione del Campidoglio è di creare 1000 Domus dislocate in tutta la città. Una scuola per 71 bambini nel municipio Sesto. Nasce il polo educativo 0-6 anni di via Montagano, ospita due sezioni di asilo nido e una di scuola dell'infanzia. Prosegue così, in particolare nelle periferie, il rafforzamento dell'offerta educativa e didattica nelle aree dove maggiore è la carenza di strutture. Torna dopo 7 anni l'ambulanza veterinaria comunale. Presterà soccorso nelle situazioni di emergenza che riguardano animali esotici e selvatici e anche nei casi di maltrattamento di animali domestici. Il servizio è a cura del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL, guardie zoofile e polizia. Per le segnalazioni è attiva una mail dedicata che potete leggere in sovraimpressione.